Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.37 in regia Dino D'Angelo. Naturalmente parliamo del Pescara, di questa vigilia Frosinone-Pescara, domani la terza giornata del girone di ritorno, ma prima il quadro completo degli incontri. Vediamo quello che sarà in programma domani, il quadro della situazione in Serie B questa sera a partire dalle 20.30, dunque in campo da circa due minuti Empoli e Palermo. Vediamo anche il parziale, 4 minuti di gioco, 0-0 tra Empoli e Palermo. Domani alle 15 Cremonese Provercelli, Brescia Parma, Perugia Cittadella, Novarascoli Frosinone Pescara, Salernitana Carpi, Venezia Bari, Foggia Avellino. Cesena Ternana invece uno dei due posticipi in programma domenica alle 17.30, e poi il posticipo a chiudere il programma della terza di ritorno lunedì 5 febbraio ore 20.30 di fronte Entella e Spezia. Parliamo dunque di Frosinone Pescara, esame capolista per i biancazzurri. Il Frosinone imbattuto da quasi 4 mesi, l'ultima sconfitta l'8 ottobre 2-1 sul campo del Novara. Finora il Benito Stirpe è inviolato, unica squadra finora imbattuta in casa, appunto il Frosinone, che guida la graduatoria come vedete dalla grafica che opportunamente ci ripropone il nostro Dino D'Angelo. 43 punti insieme con il Palermo, Empoli 40, di fronte Empoli e Palermo in questo anticipo del campionato di Serie B. Vediamo anche il minuto e il punteggio, siamo al quinto in questo momento, 0-0. Possono partire le nostre esclusive come ogni vigilia del Pescara. Ebbene, sono diversi gli ex tra in questo match in programma domani, l'arbitro il Ross di Pordenone, nel Frosinone i fratelli Daniel e Matteo Ciofani, Danilo Soddimo e Mussa Cone, nel Pescara Riccardo Fiabozzi, Antonio Mazzotta e il team manager Andrea Gessa. Gessa che ha giocato nel Frosinone dal 2013 a gennaio 2015, 30 presenze e un gol, ha vinto un campionato di C1 nel 2013-2014 l'allenatore del Frosinone Roberto Stellone, poi a gennaio 2015 nella sessione invernale il suo ritorno a Pescara, attualmente il team manager del sodalizio biancazzurro, ed è stato avvicinato dal nostro Enrico Giancarli. Vediamo. Chiaramente è una partita speciale questa per Andrea Gessa, hai vissuto gran parte della tua carriera con ottimi risultati a Frosinone, ora però è una partita fondamentale per il tuo Pescara. Beh sì, certo, ho il piacere di rincontrare persone con le quali ho anche vissuto dei bei momenti, però insomma per me la cosa fondamentale ora è ritornare sul cammino giusto come quello che abbiamo lasciato qualche settimana fa. Stadio nuovo a Frosinone, si respira aria di Serie A con il Palermo e la grande candidata al salto di categoria. Che partita ti aspetti domani, Andrea? Una partita difficile, il Frosinone è comunque una squadra attrezzata, è da tempo che giocano tutti insieme, credo che comunque sia una delle candidate alla Serie A, quindi insomma una partita molto, molto complicata, però visto che nonostante gli infortuni e qualche problemino i ragazzi si sono allenati molto bene, quindi resto fiducioso. Zeman in conferenza è stato molto chiaro, l'abbiamo visto col volto sorridente, siamo usciti rinforzati da questa sessione di mercato, nonostante i 29 giocatori, lui ne aveva chiesti 25, però abbiamo visto Zeman molto sereno. Sì, ma io penso che presidente e direttori lavorano sempre per il bene della squadra, per rinforzarla. Chiaramente sotto le indicazioni del mister c'è stata una bella sinergia, un'armonia. Ho visto ritrovato il sorriso di entrambi. Questo a noi è molto importante per poter appunto lavorare con serenità. Su Mancuso ci puoi dire se state già lavorando per una maschera protettiva per riaverlo almeno la settimana prossima per la frattura al naso? Sì, stiamo cercando di fare una maschera in carbonio, cerchiamo di vedere, perché non sempre quella in carbonio è più indicata, e poi è anche molto soggettivo perché alcuni non hanno fastidio nel giocarci, altri invece possono avere magari delle difficoltà, magari anche nella visuale o quant'altro, quindi comunque dovrà provare durante la settimana come va e poi decidere. L'ultimo, Andrea, sincero, rispondimi sì o no, firmeresti per un pari domani? No.
Beh, molto chiaro Andrea Gessa, uno degli ex di questa partita, tra l'altro prima convocazione per Gravillon, Fiamozzi, Macin e Bonino, assente Falco per infortunio, come avete sentito anche Mancuso, frattura del naso, non c'è neanche Proietti, oltre ai vari Bovo e Fornasier. Attenzione perché domani potrebbe giocare dal primo minuto Yamga, dunque il debutto per il franco camerunense di proprietà del Chievo, classe 96, ha cominciato questa stagione nel Carpi, poca fortuna, soltanto due presenze, ex Siena ed Arezzo, e ci potrebbe essere anche una nuova chance, in realtà ne ha avuta soltanto una fino a questo momento, Balzano, che non gioca dal 30 settembre, fu uno dei migliori nella partita vittoriosa di Carpi. Balzano potrebbe essere preferito domani a Crescenzi, anche perché Fiamozzi non si è allenato bene negli ultimi due giorni per problemi intestinali, staremo naturalmente a vedere. Allora il servizio di presentazione con le probabili formazioni e naturalmente i brani più significativi delle due conferenze stampa, quella di Zeman e quella naturalmente del tecnico del Frosinone Moreno Longo, vediamo. Finalmente il mercato agli archivi, come sempre il campo giudice supremo darà il suo responso inappellabile. Intanto Zeman sembra soddisfatto. La società ha cercato di fare quello che si poteva e si vede che si poteva questo. Noi come numero siamo sempre qualcuno in più. Penso che acquisti sia di Falco che Fiamozzi che Anguà possono aiutarci. Il mercato di gennaio ha colmato le lacune emerse in estate? Vabbè, il problema è sempre di programmazione, di sapere che cosa si vuole fare. Io dico che noi, a parte i giocatori che se ne volevano andare, sono stati sostituiti con i giocatori che secondo me hanno delle qualità. Io sono convinto che oggi abbiamo la squadra più squadra. Siccome a noi piace la sintesi, anche a lei, che voto dà al mercato di gennaio? Ma io non do i voti, io ripeto, noi avevamo buono, ottimo, discreto. Noi avevamo le nostre cose da fare e penso che, a parte il numero di giocatori, siamo riusciti a migliorare la squadra. E soprattutto la vigilia di Frosinone-Pescara, match sulla carta proibitivo, ma specie nel calcio mai dire mai. C'è un dato confortante: contro le squadre di vertice, parliamo delle prime 5 della classifica, i biancazzurri hanno alzato bandiera bianca solo ad Empoli. I ciociari sono una corazzata, imbattuti da quasi 4 mesi, 8 ottobre, 2-1 sul campo del Novara, 15 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 7 pareggi, e al Benito Stirpe non hanno mai perso. Sì, io penso che Frosinone è la miglior squadra del campionato. L'anno scorso hanno perso Serie A a ultima giornata. È una squadra collaudata perché sono 3 anni la Serie A che giocano insieme. Per me è la miglior squadra. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro, cercare di metterli in difficoltà. Ai margini Mancuso, frattura al naso, altresì indisponibili Proietti e Falco. Prima convocazione per i nuovi Gravillon, Bonino, Macin e l'ex Fiamozzi, che tuttavia negli ultimi due giorni si è allenato poco per problemi intestinali. Nel probabile 11 Balzano, una sola presenza a Carpi lo scorso 30 settembre, sembra favorito su Crescenzi. Conferma per Campagnaro in coppia con Perrotta. Davanti il debutto di Yamga nel tridente, completato da Pettinari e Capone. Per contro il Frosinone, privo degli infortunati San Marco, Gori, Matarese e Crivello. A gennaio, rosa ulteriormente rinforzata dagli arrivi dell'ex Mussacone e di Cisba. 3-4-1-2, stesso 11 che ha espugnato Cittadella. Davanti Ciano, nella terra di nessuno, a ridosso del tandem Daniel Ciofani-Dionisi. 25 gol in 3. Longo. Abbiamo visto un Pescara che alterna all'interno della stessa partita momenti dove attacca con 8 giocatori in maniera anche molto spregiudicata, lavorando molto bene sulle catene esterne, e alterna altri momenti dove
si chiude nella propria metà campo, togliendo spazi all'avversario e giocando sulle ripartenze. Sicuramente una squadra che quando ti attacca con quella forza, con quella veemenza, può mettere in difficoltà qualsiasi squadra e può mettere alle corde qualsiasi squadra, e a mio avviso ha aggiunto anche quella maturità di squadra che ogni tanto dà il pallino del gioco all'avversario e si difende con ordine. Infine, Sebastiani Zeman. Il mio input, molto sinceramente, per il futuro è quello di andare a prendere sempre di più giovani di prospettiva, perché sul giovane puoi fare un investimento anche per il futuro. Giovani, e quindi si darà continuità il prossimo anno al lavoro di Zeman? Ma noi siamo, per il momento siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo il mister, poi per essere soddisfatti bisogna essere sempre in due. È chiaro che se il mister continua a lamentarsi può darsi che non ci vuole stare più a Pescara. Io continuo a dire che a Pescara sto bene, il normale è che il mio lavoro è fare allenatore a Pescara, non stare bene a Pescara, e quindi vorrei un po' di più progetti, seguire una linea e cercare di fare possibile per andare meglio. Io non, vabbè. No, stavo dicendo, si è fermato, cioè credo che sia il momento, è il momento chiave della conferenza stampa. Ma momento chiave, momento chiave non ce n'è. Così dunque Zeman in risposta a quanto dichiarato proprio mercoledì a fine mercato durante lo speciale calciomercato dagli studi di Rete 8 dal presidente, quindi gli studi di Rete 8 dal presidente Sebastiani ospite. Intanto l'Empoli ha sbloccato il punteggio nel big match di questa terza giornata alla 14esima, ora siamo al 17esimo, in vantaggio la formazione di Andrea Zoli ha segnato un tap-in dopo una corta respinta del portiere del Palermo Posavec. Il tap-in vincente per il momento di Matteo Brighi, che è stato uno degli acquisti del mercato di gennaio della squadra toscana, un classe 81, compirà 37 anni il prossimo 14 febbraio, praticamente ci siamo, ex Perugia, ex Juve, Roma e tante altre squadre. Dunque Empoli in vantaggio sul Palermo al 14esimo, ha sbloccato la situazione Matteo Brighi, e vediamo anche dal nostro monitor di servizio che l'Empoli continua ad attaccare il Palermo in difficoltà. Empoli 1, Palermo 0, ma siamo soltanto al 16esimo, 17esimo del primo tempo. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Torniamo in diretta da studio alle 20.52, anteprima Pescara, Empoli sempre in vantaggio, siamo al 19esimo, il gol di Brighi al 14esimo minuto del primo tempo. Parliamo ancora di questa vigilia Frosinone-Pescara, seconda intervista in esclusiva, il nostro Enrico Giancarli è avvicinato poco prima della partenza per Frosinone della squadra di Zeman. Mamadou Koulibaly, che sembrava dovesse anticipare il suo trasferimento all'Udinese nel mercato di gennaio, e invece resterà sino al termine della stagione alla corte del tecnico boemo. Sentiamo Koulibaly al microfono di Enrico Giancarli. Koulibaly, cominciamo con il mercato che si è appena chiuso. Era arrivata anche la voce che potevi tornare a Udine, alla fine sei rimasto ancora a Pescara. Perché? Perché dovevo rimanere ancora a Pescara, per quello che sono rimasto qui. Che a me non mi hanno detto niente, non è che mi hanno chiamato a dirmi questo. Hanno solo letto le cose e è successo così, devo rimanere ancora a Pescara. Ovviamente sei contento di stare qui? Certo che sono contento, a me mi rende felice di stare qui perché ho iniziato la mia carriera a Pescara e voglio finire tutto l'anno qui e dopo poi il resto viene da solo. Hai iniziato molto bene, eri insostituibile per Zeman, poi hai attraversato un momento non facile, poi sei tornato ancora protagonista, adesso come sta Koulibaly? Lo so questo che non è facile, però sto ancora cercando di fare bene come prima, come piaceva il mister, e mo vediamo con queste partite che vengono, mo mi sento bene e niente. Frosinone, partita però difficilissima domani. Sì, difficile, però
Noi siamo una squadra forte, ce la possiamo giocare a Frosinone, perché non è una squadra che fa paura a tutte le altre squadre, perché noi giochiamo di più, abbiamo le qualità, tutto, quindi cerchiamo di fare sempre bene e cerchiamo di fare gol pure. Senti, da quel giorno dell'esordio con la maglia del Milan, che Koulibaly è diventato oggi? Sono rimasto sempre quello Koulibaly che sono stato sempre. Massimo Oddo l'hai sentito per caso qualche volta? No, per niente, non siamo sentiti. Così dunque Koulibaly alla vigilia di questa partita, abbiamo ancora qualche minuto, intanto un'occhiata sempre all'anticipo Empoli-Palermo, 1-0 per l'Empoli, siamo nel primo tempo, precisamente al 21esimo, da circa 8 minuti in vantaggio l'Empoli, un gol di Matteo Brighi, tra l'altro vi diamo anche lettura delle due formazioni, l'Empoli con Gabriel, uno degli ultimi arrivati alla squadra, nella squadra di Andrea Zoli, portiere scuola Milan ex Carpi, Gabriel Trepali, Di Lorenzo, Maietta, altro acquisto importante dell'Empoli, classe 82, difensore centrale proveniente dalla Bologna, Veseli e Pasquale il capitano a comporre il reparto arretrato, Brighi, Castagnetti e Bennasser al centrocampo, Zaic, lo sloveno Zaic, grande qualità alle spalle del tandem d'attacco Caputo Donnarumma, il Palermo col 3-5-2, Posavec, Trepali, Davidovic, Struna e Bellucci, trio di centrali di difesa, Scimischi, Coronato, Iaialo, Ciocev e Alessami a centrocampo con la coppia Macedona in attacco formata da Trajkovski e Nestorovski. Siamo, lo ripetiamo, al 22esimo, Empoli in vantaggio 1-0 dal 13esimo, il gol di Matteo Brighi. Per quanto riguarda invece i precedenti tra Frosinone e Pescara, il Pescara ha vinto una sola volta a Frosinone nel lontanissimo 1951-52, quarta serie 1-0 il verdetto finale, negli ultimi tre confronti in Serie B, due pareggi ed una sconfitta. E allora andiamo a vedere il pareggio per 1-1 il 30 novembre del 2010, sono passati quasi 8 anni, la partita fu sospesa il 20 novembre del 2010 per nubifragio, campo impraticabile, era il vecchio Matusa, primo tempo 0-0, partita sospesa, secondo tempo si giocò il 30 novembre, al terzo minuto il grandissimo gol di Gianluca Sansone, lo vediamo, riuscì a deludere con una gran finta del prete in quella stagione, difensore terzino destro del Pescara, il gran sinistro battuto, Pinna portiere del Pescara, gol che rivediamo, classe 87 Sansone, ex Lanciano, poi viene sostituito Ariatti, al suo posto Pippo Riccardo Maniero, una sostituzione illuminata quella di Eusebio Di Francesco, perché da questo traversone, stiamo per vederlo, di Andrea Gessa, cioè l'intervento difettoso del portiere, il guizzo rapinoso di Maniero, 1-1, dunque il verdetto finale era il 30 novembre del 2010, campionato di Serie B. Con le immagini, ecco, rivediamo ancora una volta dal basso il pareggio di Maniero, andiamo all'11 aprile del 2015, l'allenatore del Pescara era Marco Baroni, in vantaggio il Frosinone con questa serpentina irresistibile dell'austriaco Gucker, gran sinistro sotto la traversa ad infilare, a freddare il portiere del Pescara, Vincenzo Fiorillo, quel Frosinone vinse il campionato di B insieme col Carpi di Castori, doppio salto dalla C alla A con Roberto Stellone in panchina, rovesciata di Santana e c'è l'ingenuità di Fornasier che si oppone con il braccio largo, nessun dubbio per l'arbitro, sul punto di battuta Lupoli che spiazzò in questa circostanza proprio il portiere del Pescara Fiorillo, poi il gran sinistro a giro di Politano che riuscì su punizione ad accorciare le distanze, una punizione magistrale nei minuti finali della contesa, ma il risultato non cambiò, 2-1 dunque il risultato finale in favore del Frosinone, 11 aprile 2015, Frosinone batte Pescara 2-1, l'ultimo confronto appunto a Frosinone tra le due contendenti che domani torneranno ad affrontarsi, ma nel nuovo stadio di Frosinone, il Benito Stirpe. Sono le 20:59, io ringrazio Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, vi ricordo dopo la pubblicità il format condotto da Mila Cantagallo, Cuccioli e Campioni, ci sarà Baez, attaccante uruguaiano del Pescara. È tutto, grazie e buona serata.